Il nostro focus è su valore futuro. Siete stati scelti per questo, abbiamo grande fiducia. Dateci dei suggerimenti di due tipi, da un lato di tipo comunicazionale o formativo e dall'altro dal punto di vista degli strumenti. Spazio a voi, alle vostre idee, alla vostra creatività professionale. E sono sicuro che non deluderete le attese. Io volevo parlarvi di nuovi modi di lavorare che si innestano nella People Strategy e che si incrociano anche con la semplificazione. Quello che oggi vedremo insieme è capire come lavorare, come fare per aumentare la produttività. Per cui pianificazione, facilitazione e monitoraggio. Al cliente resta la convinzione che voi trasmettete. Bisogna essere presenti col cliente, nel bene o nel male. Creare una conoscenza propedeutica. Conoscenza del nostro interlocutore. L'obiettivo sicuramente è sempre quello di fidelizzare, quello che ci fa piacere trasmettere la serenità, la tranquillità e anche la consapevolezza. Sicuro l'argomentazione e la convinzione. Per essere completo, motivazione e di formazione. Le domande emotive. Chiedere al cliente quando pensa di avere della liquidità, fissare con lui un appuntamento temporale. Questo per cercare di dare concretezza e non avere una lista di trattative. L'importanza del team. È un piacere condividere con tutti voi il lavoro di gruppo. In tutti i gruppi ho visto dei lavori fantastici. Volevo però ringraziare tutti i 10 tavoli per il lavoro profuso durante la giornata, si sono messi in gioco e non è una cosa così comune.